Ciao ragazzi, benvenuti sul nostro canale, il canale della Twin Sebastiani. Una buonasera a tutti da Gianni e Anna. Poi Anna l'andiamo a trovare perché ci siamo fermati in questo momento con il nostro camperino qui a Porto Potenza Picena in una lavanderia dove stiamo lavando un po' il piumone e qualche lenzuola del camper. Qui con noi questa sera abbiamo anche il nostro carissimo Victor, ce lo siamo portati, eccolo qui. Victor, saluta la stampa. Ecco. E quindi niente, andiamo un attimo a trovare Anna e poi facciamo un viaggio, un piccolo viaggio, giusto per far muovere un attimo il camperino, perché questi giorni è rimasto fermo. Poi durante il viaggio vi parlo un po' che cosa abbiamo modificato e andiamo un attimo a trovare Anna qui in lavanderia. Andiamo a raggiungere la nostra Anna qua in lavanderia. Un saluto Anna, dov'è Anna? Eccola qui Anna. Ciao. Gianni e Anna, siamo in lavanderia perché in questo momento ci siamo fermati un attimo con il camper. Stiamo lavando qua, ecco qua, il nostro piumone. Quando manca? Ancora 7 minuti. 7 minuti al lavaggio e poi lo dobbiamo asciugare e poi durante il viaggio, mentre la mia Anna mi tiene la telecamera, parliamo un attimo un po' che cosa abbiamo aggiunto al nostro camper. Facciamo una passeggiatina, come già vi ho detto prima, giusto per far muovere il camper, e ce ne andiamo. Poi dopo ve lo dico. A dopo, che devo asciugare il piumone. Ciao. Ecco, la vita da camperista è bella per questo, perché ti fermi, lavi gli indumenti, dai Annetta, su. Dopo li devi stirare. Sì. Oh, ecco, abbiamo un attimo sportello. Cascato. Ecco qua. Dammi una mano invece del sport. Ecco, è sempre quello io faccio, ti do una mano. Ecco, in mano del così e andiamo con l'asciugatrice. C'è niente? No. Ok, allora, lavanderia fatta, fuori piove ma non ce ne frega niente, oppure nevica che non ce ne frega niente. Adesso andiamo a prendere qualcosina da mangiare, facciamo un viaggetto leggero pomeridiano e ce ne andiamo su al Porto Novo di Ancona. Quindi niente, rimanete con noi e poi dopo durante il viaggio vi dico che cosa abbiamo modificato sul nostro camperino in questi giorni che siamo stati in lockdown. E adesso andiamo a comprare qualcosa da mangiare e poi durante il viaggio vi faccio sapere. A dopo, ciao! Eccoci di nuovo qui sul nostro camperino, allora il nostro Merlino, sempre soprannominato Merlino. Allora questa volta ce ne andiamo verso nord. Facciamo un giretto nella zona di Sirolo, fra poco passeremo la zona di Porto Recanati, poi andremo a Marcelli, Numana, saliremo per Sirolo e poi prenderemo la strada che porta al Conero, poi al Conero proseguiremo per quella strada e passeremo nella zona del Coppo, che poi dal Coppo ci fermeremo alla zona di Porto Novo, però non scenderemo sotto Porto Novo perché non ha senso, e rimarremo sopra e vi faremo vedere anche la meraviglia del mare, se il tempo permettendo, ecco. We'll be right back.
Colero, aspetta che c'è qua lo chalet, un attimo che lo passiamo, e questo è il Conero, giusto Anna? Sì, sì. Sì, sì. Ecco, questo è il Conero, adesso noi andremo lì, lassù, sul Cocuzzolo. Sul Cocuzzolo, e poi vi faremo vedere il mare dall'alto. Allora, abbiamo passato Porto Recanati, Marcelli, Numana, adesso siamo a Sirola e stiamo salendo per il Poggio, che poi questa è la strada che porta ancora. Niente, vi volevo dire prima, abbasso la radio prima che YouTube ci blocchi il video, vi volevo dire che il nostro Merlino in questi giorni è rimasto fermo, ma è rimasto fermo per modo da dire, perché abbiamo fatto dei lavori, quindi siamo andati in officina io e lui, a braccetto, io e Merlino, e abbiamo aggiunto nuove cose, quindi abbiamo aggiunto un pannello solare di 100 watt, abbiamo aggiunto una batteria supplementare ai servizi, quindi adesso abbiamo due batterie ai servizi, perché prima quando andavamo fuori, che stavamo uno o due giorni fuori, ci arrivavamo due giorni e mezzo al risparmio, anche tre potevamo fare, perché con le luci che abbiamo messo a LED, quelle che abbiamo comprato a Mazzo, ecco queste qua, queste luci qui, le abbiamo anche dietro, e quindi le abbiamo sfruttate tantissimo queste luci che durano tantissimo. Abbiamo messo quindi la seconda batteria con lo slip, con no? Che si chiama? Switch. Con lo switch, e quindi ecco, vedi, questo qui adesso in questo momento se sta lavorando la batteria 1 e quando si accende quella sotto lavora la batteria 2, e con il pannello solare o la macchina in movimento come stiamo in questo momento, ecco guarda, se riprendiamo il cartello qui, se ce la fa in Monte Conero qui a destra, noi non ci saliamo, ci saleremo quest'estate e poi faremo vedere anche il Monte Conero. Questa, ecco, girando qui a destra 3 km di salita e si va al Monte Conero. Quindi riprendiamo il discorso. Allora, avevamo detto batteria 1, batteria 2, e abbiamo messo lo switch che è, le batterie stando in parallelo lavora prima una e poi un'altra, quindi se ne scarica prima una e poi mentre quella lì si è scaricata riparte l'altra batteria. Non lavorano insieme perché si potrebbero lavorare insieme, si potrebbero scaricare insieme, invece con questo switch automaticamente le batterie sono indipendenti, inizia una termina un'altra, inizia l'altra termina una. Abbiamo fatto questo lavoro. Poi Anna, che cos'è che abbiamo messo in più? La telecamera. Ah, ecco, poi abbiamo messo la telecamera che mancava, la telecamera per fare le manovre, anche perché anche la telecamera posteriore. Posteriore, sì, giusto. Mi riprende qua la cameraman. Allora, la telecamera posteriore perché? Perché anche se questo mezzo non è che sia tanto grande, questo mezzo è per 5 persone, però ci si può viaggiare in 4, ci sono 5 posti letto. Noi siamo in due più il nostro Victor, il nostro cagnolino, quindi più che sufficiente. Però per fare manovre un mezzo di 5 metri e 90 quasi, quindi comincia a essere complicato se dietro non ci vede. Allora abbiamo messo questa telecamera. Questo che stiamo vedendo adesso è il monitor, ecco, lo accendiamo. Un monitor che
alla telecamera sempre fissa, la puoi vedere dietro, sennò altrimenti premendo questo tasto diventa lo schermo blu, ecco, e quando mettiamo la retromarcia si accende la retromarcia qui e si vede dietro, quindi va, è stata aggiunta con la retromarcia. Io lo lascio blu, lo lascio com'è, adesso lo spengo perché non mi serve. Quindi abbiamo fatto questi lavorando, poi abbiamo messo qualcos'altro? No, tutto qui. Ecco, in questi giorni che siamo stati fermi, giusto Anna? Sì, sì. Siamo stati fermi, abbiamo aggiunto queste cose, poi ecco, se vuoi far inquadrare qui, abbiamo messo anche più prese USB, abbiamo preso proprio i cosi in audio, diciamo, quelle che si mette sulle barche, e qui abbiamo aggiunto anche un po' di luce blu sotto ai piedi, in modo che quando si viaggia di notte non dà fastidio, quindi anche una luce di compagnia. Ecco, questo abbiamo fatto, questo in questi 10 giorni che siamo rimasti fermi. Niente, noi adesso andiamo a raggiungere l'obiettivo, che l'obiettivo è di rimanere a cena qui nella zona di Portonovo, in provincia di Ancona, e quindi ecco, riprendiamo un po' di strada, quello che facciamo, e facciamo vedere un po' di strada quello che è, e poi ci risentiremo dopo quando siamo arrivati. Ecco, abbiamo lasciato Merlino qua, eccoci qua, adesso ci facciamo una passeggiatina con il cagnolino qui nella zona di Portonovo. Guarda che bello che è, guarda che spettacolo, zona di Portonovo. Visuale del mare, stupenda visuale del mare dal camperino, guarda che meraviglia. Stasera mangiamo qua nel camperino. Vittor, tu che mi dici, Vittor? Mangi pure tu qui? Guarda che visuale, non so se riuscite a vedere, siamo pure un palo davanti, ma è uno spettacolo, le barchette giù in fondo. Preparazione letto per la notte. Se gliela facciamo, che qui adesso c'è da tripulare un pochetto. Allora, io prendo questo, lo porto su. Allora, andiamo. Una mano. Un piede. Datemi un piede. Allora, Anna. Eccola. Eccola. Caffettino con...
crema whisky. Ci servimo me. Allora, siamo andati su, ho visto che è bello lassù, sì? Sì, sì, bellissimo. Su al coso. Al Conero. Visto che mare stupendo, poi... Solo che adesso era tutta notte pesta. E quindi ci siamo fermati invece adesso? A Numana. A Numana, vicino al porto. Porto. Brava. Mo mangiamo qua. Facciamo il vino a Porto, stiamo un pochettino e poi rientriamo. Domani invece... Entro le 10, domani vediamo. Domani facciamo, forse domani andremo fuori un paio di giorni. Forse. Però domani è tutta un'altra storia. Comunque intanto... Ci organizzeremo meglio. Intanto vi voglio far vedere che il lettino qua sopra è fatto. Eccolo qui, il lettino preciso. Pronto per domani. Abbiamo acceso la stufa, ecco la stufa, e sembra che vada molto 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 bene. Ah, senti che abbiamo messo a 3,5 per un attimino perché la proviamo. Senti com'è precisa la stufetta. La nostra vacanza giornaliera è qui a Numana. Adesso ci andiamo a fare un giretto al porto con il cagnolino.